Scusate, sto a testa alta, anzi a testa altissima. Vabbè, continuo più tardi anche perché poi il collo può far male, però è così, il Napoli è uscito a testa alta, anzi scusate, a testa altissima, lo ha detto Aurelio De Laurentiis, e vabbè, è il presidente, anche se pure su questo avrei da ridire, un presidente che vede la sua squadra, che dovrebbe essere quella che gioca il calcio più bello d'Europa, uscire ai sedicesimi di finale di Europa League, dice che è uscito a testa altissima, invece magari di criticare le scelte dell'allenatore o comunque dimostrare un minimo di disappunto. Ma il problema non è questo, il problema è che a testa altissima, lo ha detto anche Gazzetta dello Sport, tra gli altri, la Gazzetta dello Sport che in parallelo tra Napoli e Atalanta, perché questa serata meravigliosa da questo punto di vista del calcio italiano ci consente finalmente di mettere spalle al muro e di smascherare molti giornali e giornalisti. Sì, perché il trattamento verso l'Atalanta e verso il Napoli è totalmente diverso. E appunto la Gazzetta dice che il Napoli è uscito, innanzitutto è uscito a testa altissima, mentre l'Atalanta è stata sbalzata fuori dall'Europa League e il Napoli, tra l'altro, ha quasi rischiato di raggiungere gli ottavi di Champions, ma gli ottavi di Europa League, scusatemi, sì, gli ottavi di Champions, sto già pensando alla Juve contro il Tottenham, evidentemente, ma c'è una nota negativa, o l'unica nota negativa della serata, si sono consumate troppe energie in vista del Cagliari in campionato. Parole di Gazzetta dello Sport. Mentre l'Atalanta, quello dell'Atalanta era solo un sogno che è stato infranto, adesso l'Atalanta è stata sbalzata fuori. Tra l'altro, in un articolo abbastanza critico verso l'approccio alla partita dell'Atalanta e la cosiddetta papera di Berisha, che poi sarebbe costata, effettivamente è costata la qualificazione all'Atalanta, anche se dal mio punto di vista comunque con l'1-0 si rischiava. Passando ad altri giornali, non lo so, io ho guardato un attimo Corriere dello Sport che sinceramente non ha neanche scritto un vero e proprio articolo, ha detto appunto soltanto che per l'Atalanta il sogno si è infranto e che il Napoli invece è comunque uscito a testa alta, sempre lo stesso discorso, ormai ci sono anche gli hashtag su Twitter che sono in tendenza, a testa alta e a testa altissima, meraviglioso. Per poi arrivare a Pistocchi, di cui non parlo mai, però stavolta è stato veramente geniale, bellissimo. Sull'Atalanta ha scritto solo un tweet, solo uno, in cui ha detto: mi dispiace vedere i colleghi giornalisti dire che il gol dell'Atalanta è regolare perché è evidente il fallo di Caldara. Ovviamente Caldara è della Juventus, cosa poteva dire? Fallo di Caldara. E poi Forza Dea. Poi non ha scritto più niente. Per il Napoli ha scritto che ovviamente è stata una grande prova quella del Napoli che però è uscito e quindi insomma così a testa alta cosa volete, ma il meglio del meglio è stato quello di Varriale che su Twitter ancora sull'Atalanta praticamente non ha scritto assolutamente nulla. Pensate, un giornalista professionista della Rai che non dice una parola a commento di una eliminazione bruciante per una squadra rivelazione per il secondo anno consecutivo, tra l'altro, ma per il primo in Europa, non ha scritto assolutamente niente, però ovviamente parla del Napoli e cita di traverso per caso la Lazio e quindi ha detto che il Napoli dopo una brutta partita all'andata ha fatto una partita da campioni. Una squadra che ha dimostrato di essere grande. Ottima anche la Lazio che si qualifica con una goleada. Cioè il Napoli che viene e che si fa eliminare facendo una pessima partita in casa, è ottimo come la Lazio che si qualifica con una goleada. Penso che riderò fino a mercoledì 7 marzo, perché poi smetteremo di ridere. E la situazione, ragazzi, è questa, è triste, drammatica da un punto di vista giornalistico. Tornando un attimo serio, veramente sono rattristato per l'Atalanta, faccio gli applausi, immaginate che io stia facendo applausi in sottofondo in tutto il video, perché veramente se li meritano,
Veramente era un sogno, ma mi è piaciuto come hanno approcciato sia alla partita sia in ambito motivazionale. E anche adesso le dichiarazioni del post-gara sono incoraggianti. Quando dico che squadre come l'Atalanta dell'anno scorso e di quest'anno, la Lazio dell'anno scorso e di quest'anno, la Sampdoria di inizio campionato e qualche altro esempio recente, abbelliscono e rendono migliore il calcio italiano. Mi riferisco a questo, mi riferisco a queste prestazioni, a questi anche risultati di essere arrivati ai sedicesimi di Europa League per l'Atalanta è un grande risultato, con la differenza che l'Atalanta agli ottavi ci ha provato con tutte le sue forze ad arrivarci, ma si è dovuta piegare davanti ad un avversario che ha vinto forse per essere stato più bravo, ma anche diciamo di misura, a differenza di un Napoli che non vedeva l'ora di uscire, che se avesse potuto arrivare quarto, evidentemente, in Champions, quindi evitando anche questa inutile farsa dell'Europa League, sarebbe stato più felice, e sono felicissimi adesso che sono usciti. Altra vongola, visto che siamo in tema, di Varriale, però la volevo citare, perché poi gli è stato detto: guarda che il Lipsia non è, come hai detto tu, secondo in Bundesliga, ma è quinto. E lui ha detto: ah, avete ragione, sì, è quinto, come il Tottenham che è a 20 punti dalla prima. Cioè, come a dire una cosa assurda, cioè come a dire che se la Juventus esce con il Tottenham è una vergogna, se il Napoli esce con il Lipsia, che è quinto come il Tottenham e quindi secondo una logica assurda dovrebbe essere della stessa forza, pur essendo in campionati diversi, allora è comunque una grande conquista, perché sono usciti a testa altissima, sempre per quella mentalità che porta poi a discriminarsi da soli, che secondo cui il Napoli è una squadra bistrattata, è una squadra che non può pretendere nulla perché così si trova proiettata in questo mondo calcistico ad alti livelli, ma non è una squadra che è costretta a vincere perché loro puntano alla bellezza. E così giù Sarri, che già ha cominciato a dire: adesso potremo allenarci, cioè senza neanche un po' di dignità e di pudore nel dire: forse è meglio non lasciare intendere troppo che veramente siamo usciti apposta. Vabbè, per me, ripeto, è uno schifo. Applausi ancora all'Atalanta, applausi al Milan e alla Lazio che sono andate agli ottavi, che sono riuscite ad andare agli ottavi e che lo hanno fatto in maniera anche molto molto netta, ma applausi soprattutto all'Atalanta perché a differenza di Milan e Lazio aveva di fronte un avversario più forte, o comunque almeno della stessa portata. E ci riproveranno, spero, l'anno prossimo, spero che facciano un buon piazzamento quest'anno in campionato per poter andare di nuovo in Europa. E veramente, veramente applausi. E prima di salutarvi, però, vi ricordo che stasera alle 21:30 sono in live. Non dimenticate, non perdetevelo, sono in live alle 21:30 su questo canale. Trovate già il video pronto che poi si attiverà alle 21:30 in punto esatte. Sarò in live con Luca Marelli, l'ex arbitro. Parleremo di VAR, di regolamento del calcio, quindi un approfondimento interessante. Cercheremo di essere concisi, ma di darvi tante informazioni. Mettetevi comodi alle 21:30 qui sul canale Avsim Live. E adesso mi rimetto a testa alta. Ci vediamo alle 21:30.